si vede proprio la passione che ci mette e fa video. Li ho dovuti vendere e comunque non ne ho più, nel senso da mostrarvi. Diciamo che possiamo iniziare con le domande. La prima: quando hai iniziato a leggere? Allora, io ho iniziato a leggere alle medie, perché vorrei tanto essere una di quelle ragazze che dico: ah, io leggevo fin da piccola, mi leggevo, che ne so, Geronimo Stilton.
magari fare la vita di Harry, però andare a scuola lì, fare proprio il quotidiano di Harry Potter, non solo la parte della magia, che mi piaceva così tanto e mi piace tuttora. Preferisci leggere libri fisici o ebook? Allora, una volta avrei risposto libri fisici tutta la vita, perché mi piace tenere in mano il libro, sentire il profumo della carta, concentrarmi insomma su quello. Adesso invece purtroppo non riesco più a farlo. Penso che l'ansia abbia preso una parte troppo grande della mia vita, perché se io sto leggendo un libro e sono tipo qua, ok? Io ho l'ansia perché so che devo leggere tutte queste altre pagine e penso tipo non lo finirò mai e cose del genere. Più i libri costano. Cosa? Non c'è più spazio in camera mia, è più facile anche per il trasloco, e quindi comunque da meno di un annetto, ho preso a gennaio di quest'anno se non sbaglio, mi sono regalata, perché non mi faccio mai regali, mi hanno un po' costretto a farmi questo autoregalo, il Kindle, che mi ha aiutato un po' a leggere di più, perché sembra stupido, però tenere questo così in mano è piacevole, e anche i libri sono, si leggono più velocemente, è proprio una leggenda che si legge più velocemente tramite il Kindle o il telefono, però leggere dal telefono fa male agli occhi, mentre questo lo sistemi come vuoi, grandezza di carattere, luminosità, metterlo in modalità notte, quindi così come ce l'ho io scuro, letto, magari sul divano, e volevo girarmi come
Io ve lo consiglio perché è interessante. Trilogie saghe.
seguito